Nei giorni scorsi, nella cronaca riminese, è stato evidenziato quello che è stato titolato come l'assalto degli stagionali ai centri per l'impiego. Questo, unito alle dichiarazioni della Presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini, in cui denunciava i bassi prezzi applicati da alcuni albergatori in Riviera, citando addirittura qualcuno che applica come pensione completa a 18 euro il prezzo offerto durante la stagione estiva, questo riapre tutto il dibattito che riguarda la qualità del turismo lungo la nostra costa. Il cosiddetto assalto appunto ai centri per l'impiego denota un tratto fondamentale di quella che è stata l'evoluzione o in parte l'involuzione del turismo nella nostra costa, involuzione che necessita assolutamente di un intervento sia da parte delle istituzioni che da parte ovviamente degli imprenditori, e una sinergia per far sì che venga riqualificata l'offerta turistica nella Riviera Romagnola. Questo perché? Perché queste lunghe code che si sono create nei giorni scorsi al centro per l'impiego denotano sostanzialmente e fanno emergere sostanzialmente due riflessioni. Il primo che lo stipendio derivante dalla stagione estiva sicuramente non basta più, come succedeva una volta invece alle persone, per poter riuscire a sopravvivere durante l'arco di tutto l'anno, e quindi queste persone si presentano al centro per l'impiego sia per chiedere la disoccupazione o la NASPI, come si chiama oggi, sia per cercare, soprattutto, e questo è l'elemento fondamentale, un impiego fisso. Cosa significa? Che siamo davanti a un fenomeno che denota il fatto che chi fa la stagione oggi, in molti casi, non è qualcuno che sceglie di fare la stagione perché ritiene il turismo balneare la propria professione, ma è qualcuno che è in cerca di un lavoro, ha necessità di un lavoro, in mancanza d'altro durante la stagione turistica balneare sicuramente le offerte di lavoro aumentano, e quindi, seppur poco, comunque in quei mesi percepisce un reddito che però appunto non gli è sufficiente per riuscire a sopravvivere durante tutto l'anno. Cosa significa? Significa sostanzialmente che più che davanti a dei lavoratori stagionali, nella vecchia accezione del termine, dove appunto avevamo davanti delle persone che per vocazione decidevano di fare la stagione, di dedicarsi al settore del turismo, possiamo dire che siamo davanti effettivamente a dei lavoratori precari che appunto in mancanza d'altro e alla ricerca nel frattempo di un lavoro fisso, stabile, vanno a fare la stagione con diverse mansioni. Questo è collegato ovviamente sia agli stipendi diminuiti nel corso degli anni, sia alla dequalificazione in parte del lavoro, che ha anche un altro risvolto. Noi abbiamo dei centri di formazione, delle scuole di formazione nell'ambito turistico che fanno uscire dei giovani preparati e bravi, ma che rischiano di rivolgersi magari ad altri mercati turistici che hanno delle offerte lavorative migliori rispetto a quelle che possono offrire i nostri imprenditori. E dico quelle che possono offrire i nostri imprenditori perché in alcuni casi purtroppo i nostri imprenditori nel settore del turismo, così come ha dichiarato appunto anche la Presidente dell'Associazione Albergatori, sono costretti ad offrire dei prezzi che sicuramente fanno fatica a mantenerli sul mercato, e questo ovviamente può anche comportare può comportare sfruttamento nell'ambito del lavoro, precarietà come abbiamo detto, può anche comportare ovviamente una facilitazione anche alle infiltrazioni eventualmente di situazioni illegali o a infiltrazioni malavitose. L'ambito ovviamente è ampio, sulla riqualificazione del turismo siamo intervenuti diverse volte, diciamo che le riflessioni poi che si fanno sempre a fine di ogni stagione ci invitano a sollecitare poi la Giunta a intraprendere azioni che appunto aiutino i nostri territori a riqualificare l'offerta turistica e a far sì che i nostri giovani, anche che escono dalle scuole di formazione, possano rimanere sul territorio e riuscire a sviluppare la loro professionalità con un'adeguata retribuzione, che naturalmente questo ci riporti pian piano ad avere dei lavoratori stagionali per vocazione e non per necessità.